collegio si associa ovviamente anche a tutto quello che è stato detto finora riguardo la città metropolitana. Ricordo per chi non lo sapesse che il collegio affianca l'ordine di ingegneri di Venezia con iniziative parallele e volte più alla cultura, quindi la professione vista anche da un punto di vista culturale è quello che è il nostro obiettivo. Quindi a maggior ragione questo premio noi lo sentiamo molto, molto nostro. Sono 20 anni che lo sosteniamo anche economicamente, tra l'altro, sono 20 anni. E quindi siamo ancora convinti, anche con rinnovato orgoglio, vogliamo sostenerlo, anche perché siamo convinti che il premio rappresenta per la categoria nostra ha un significato particolare. La presenza di ingegneri nel campo delle sale, d'altra parte è intitolato a un ingegnere che ha lavorato molto nel campo delle sale. Detto questo, volevo dire una cosa, mi sono guardato indietro, io sono seduto a questo tavolo per la terza volta, fatalità, ho guardato qui e devo dire che ho vissuto proprio la crescita anche, cioè questo non è un premio che resta fisso e inviolato, anzi, dopo l'elezione del 2015 ci siamo riuniti e abbiamo fatto proprio una revisione, una piccola revisione dello statuto. In quell'occasione proprio è venuto fuori, e questo è dipeso principalmente dal dibattito che è sorto in seno alle commissioni, quindi ho vissuto più commissioni all'interno delle quali sono rappresentati studiosi e professionisti che portano il, diciamo, la realtà è come avviene, cioè portano l'esperienza di rinnovamento che avviene anche negli interventi. Per cui abbiamo fatto quella piccola aggiunta, anche breve, sono poche parole, quindi estendendo il campo del restauro, cioè declinando meglio un po' anche quello che significa restauro, per tener conto appunto di quello che avviene anche nella realtà. E quindi abbiamo allargato in qualche modo il campo del restauro non solo al comparto edilizio ma anche a quello ambientale, infrastrutturale e soprattutto, come era stato detto, abbiamo allargato anche alla città metropolitana. Se è un sottile, vuol dire andare incontro a quella che era l'idea della grande Venezia, no? Nel secolo scorso, quello che è avvenuto, l'espansione di Venezia verso l'entroterra che ha una storia. Tra l'altro, faccio una piccola parentesi, il primo cordone ombelicale tra la Venezia insulare e l'entroterra era stato la ferrovia, il secondo all'inizio del secolo scorso è stato il ponte stradale. Perché lo dico? Perché tra un paio di settimane noi faremo un interessante convegno qui nella stessa sala sulla figura dell'ingegner Miozzi che ha costruito il ponte. Scusate, ho approfittato di questa occasione. Ecco, detto questo, quindi abbiamo avuto la possibilità appunto di andare anche a vedere tutto quello che c'è anche dentro terra. Detto questo, volevo ringraziare tutti coloro che hanno partecipato, ringrazio anche il Presidente della Commissione che ci ha guidato con grande esperienza, è stata una bella esperienza, io dico la terza volta, quindi a maggior ragione devo ringraziare, è stata una bella esperienza. E bisogna allargare in qualche modo i ringraziamenti a tutti coloro che hanno partecipato, quindi io allargo a tutti i progettisti, a tutti i tecnici che hanno lavorato, i direttori lavori e senza dimenticare poi tutte le maestranze che hanno contribuito a realizzare quelle opere che dopo noi andiamo a esaminare e anche a premiare. Ultimo messaggio, lo dico gli ingegneri su quello che possono essere le proposte che vengono fatte anche dagli interventi che sono stati esaminati e premiati, gli ingegneri, come abbiamo concluso anche nella nostra, ci sono, quindi vogliamo essere presenti. Grazie.